Senti Fabio, Dimmi Alberto. tu sai che la Fed ha fatto questo enorme programma di liquidità in cui può comprare anche corporate bonds. Sì, junk bond, peraltro. Allora, ci sono degli articoli che dicono che il più grande bailout della storia e il più grande moral hazard della storia. Ma Certo. perché? Ossia, vuol dire che praticamente tiene alto il valore dei bond, facendo. Allora, se sono junk, chiaramente hanno un alto rischio di bancarotta, no? Quindi le società sottostanti sono società che non hanno i bilanci proprio a prova di bomba. Se la Fed, quindi usando risorse pubbliche, compra questi titoli rischiosi, di fatto lancia un salvagente a queste imprese che poi alcune falliranno e quindi a quel punto il governo si Lancia trova salvagente perché perché se prendi un'azienda che ha un titolo corporate che ne so, chiede il 12%, ok? Che diciamo, rende il 12% perché l'azienda ha una probabilità su due, dico dei, così, faccio dei numeri a caso per capirci, ha una probabilità su due di fallire nei prossimi boh, 3 anni. Chiaramente nel momento in cui si va a rifinanziare, gli scade un bond e si va a rifinanziare. Non è detto che il mercato la rifinanzi, quindi entra in questo circolo vizioso di tassi più alti, incapacità di rifinanziarsi e quindi di chapter 11 e poi cosa fa procedure. per lei il programma della Fed? Il programma della Fed abbassa il tasso di interesse su questi titoli spazzatura di fatto e quindi mette per il momento una linea, diciamo così, una rete di protezione attorno alle finanze dei soggetti, insomma, delle imprese più a rischio. Fai un caso particolare, entriamo proprio nei dettagli. Quindi queste società petrolifere che estraggono petrolio dai bacini shale, dalle shale plays, no? Queste sono società che non hanno mai fatto profitti, non hanno un free cash flow positivo, insomma, sono state tenute in vita sostanzialmente a botte di debiti crescenti. Adesso che il petrolio è a meno di 30 dollari al barile, di fatto queste società sono sull'orlo dell'insolvenza e quindi questi junk bond che loro hanno emesso, tieni presente che nel 2014, no, quando fu la prima botta di caduta del prezzo del petrolio, i rendimenti dei titoli delle aziende petrolifere, le società petrolifere statunitensi, andarono al 20%, al 19%. Oggi, con il petrolio a meno di 30 dollari, con la prospettiva che bisogna tagliare la produzione anche nei depositi, scusa, dai pozzi di shale oil, queste aziende sarebbero andate in bancarotta senza l'intervento della Fed, cioè portavano i libri in tribunale tranquillamente. Invece adesso la Fed si compra le obbligazioni e la faccenda può tirare avanti un altro po'. Compra Poi. le obbligazioni per cui tiene un mercato, mantiene il mercato dei bond Calmierato. calmierato Cioè i tassi di interesse calmierati, in realtà i prezzi li fa salire, quindi. attraverso i prezzi, attraverso il meccanismo dei prezzi. Quindi tiene i prezzi a un livello accettabile, qui questi
imprese riescono a rifinanziarsi. Così? Sì, sostanzialmente sì. Si riescono a rifinanziare o quantomeno sono nella situazione in cui possono sopravvivere, insomma possono aspettare alcuni mesi, possono sopravvivere alcuni mesi, dopo se il petrolio ritorna a $60 qualche luna ce la fa a sopravvivere, se il petrolio rimane a 30 quasi nessuno sopravvive, se rimane tra 40 e 50 c'è un grosso punto interrogativo. Un mercato come quello americano che non è bancario, che il fatto che la Fed intervenga e compri i commercial paper e i bond, è come dire, si apre continuo e inalterato il credito alle imprese. È come aprire il rubinetto del credito alle imprese. Sostanzialmente sì. Però un conto, capito, è tenere aperto il rubinetto del credito alle imprese senza dare molta attenzione, senza prestare molta attenzione al merito di credito. Quindi todos caballeros e soldi a pioggia per tutti. Che da qui viene il moral hazard. Da qui viene il moral hazard, esatto. Basta. No, poi c'è un altro discorso, che un altro effetto secondario. Tutti quelli che si vendono i junk bond, i fondi pensione, gli investitori privati, gli ETF, eccetera, eccetera, che fanno con quei soldi? Vanno a mettere in borsa. Quindi praticamente che cosa ottieni? Ottieni un effetto di portafoglio, o se vogliamo essere più precisi, di composizione del portafoglio, perché fai uscire, induci ad uscire i gestori dai titoli rischiosi e quindi poi li induci a metterli in titoli di equity oppure in titoli di Stato. Okay. E questo è il motivo per cui la borsa la settimana scorsa è rimbalzata, la borsa americana ha fatto faville perché insomma ha avuto la migliore settimana dal 74 e dal 29. Insomma. Ma anche europea fa lo stesso? La Banca Centrale Europea no, credo che comunque debba tenere in considerazione il rating, non può comprare junk bonds. Ecco. Tra l'altro quello è un altro problema per l'Italia, perché non sono junk bonds solo le società, sono i titoli corporate. Compra corporate bonds Banca Europea. Sì. Nel programma di quantitative easing ci sono anche parte, non enorme. Triple A? Beh, no, basta che siano investment grade, non devono essere triple A. Ok. Anche lì ci sono delle composizioni, se, insomma, adottano dei criteri che sono più o meno ragionevoli. Per non favorire particolari paesi, particolari settori, particolari aziende. Questo per statuto? Diciamo spirito e lettera delle regole, ecco. Ok. Quindi se l'Italia perdesse l'investment grade? Eh sì. La Banca Centrale Europea non potrebbe non solo comprare i titoli, ma neanche utilizzarli come collaterale quando le banche vanno a fare le operazioni di rifinanziamento. Ok, basta così. Passiamo a un altro. Dimmi. Grazie. No, cancella. Fine di questo discorso. It's one, all, one shot, not a few.